Buon anno! Il tempo di avvento infatti segna l'inizio del nuovo anno liturgico. Come sappiamo, questo tempo di grazia ci prepara non solo alla solennità del Natale, ma anche all'incontro definitivo con Cristo che viene nella gloria, la cosiddetta parusia. Ecco allora che questo tempo liturgico è un tempo favorevole per prepararci all'incontro con Gesù, incontro che è già avvenuto una volta per sempre nella storia della salvezza e che si rinnova ogni volta per sempre se aderiamo a Cristo con tutta la vita. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo. Uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Il Vangelo della prima domenica di Avvento ci consegna un verbo che in realtà è un atteggiamento per vivere bene non solo il periodo che precede il Natale, ma per vivere bene tutta la vita cristiana. Questo verbo è vegliare, che ricorre nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato e che indica quello che è l'atteggiamento richiesto per una vera vita cristiana. Se dovessimo dare un titolo al tema di questa domenica, potremmo dire così: la condizione a priori della vita di fede. Il vegliare cristiano non è semplicemente un tenere gli occhi aperti, certo, ma innanzitutto un atteggiamento che chiede una risposta consapevole. Nella prima lettura abbiamo ascoltato il profeta Isaia, che ha questa immagine dove sono presenti molti verbi di movimento. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli, e adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. E ancora: casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. Ecco che allora questa prima domenica di Avvento ci insegna quello che è lo stile per prepararci all'incontro con Cristo, quello di essere svegli, di essere attenti e di camminare verso il Gesù che viene a visitare la terra e a portare la salvezza. Ecco che allora riusciamo a capire meglio il discorso che fa Gesù, si richiama al libro della Genesi, dove parla della situazione dell'umanità che prendeva moglie, prendeva marito, mangiavano, bevevano e non si accorgevano del diluvio universale che stava arrivando. Solo Noè si accorge, perché solo Noè è stato attento alla voce e alla presenza di Dio nella sua vita. Ecco che allora questa prima domenica di Avvento ci invita ad una vigilanza consapevole, cioè ad una vigilanza capace di leggere la presenza del Signore nella propria vita. Perché il rischio è proprio questo: come capitò ai tempi di Noè,
questi uomini, che in fondo non erano peccatori, ma semplicemente guardavano solo a loro stessi. La loro vita era tutta centrata sui propri desideri, sul proprio lavoro, e non si accorgevano della presenza di Dio. Ecco che allora, quando succede il diluvio, queste persone, dice il Vangelo, non si accorsero di nulla. Questo è il rischio di tutta una vita spesa non nella fede. Questo è il rischio di chi vive solo per se stesso, guardando solo al proprio lavoro, alle proprie attività, e rimane a volte sorpreso, spiazzato dalla vita, anche dalle cose dolorose, tristi che possono capitare. Ecco che allora l'invito alla vigilanza è un invito a vivere la vita non lontani da Dio, a una vita consapevole dove il Signore Gesù è presente e sa guidare ogni nostra scelta, ogni nostro avvenimento. Il tempo dell'Avvento ci prepara non solo a un nuovo anno liturgico, ma a vivere sempre meglio la nostra vita di fede, perché ci aiuta a leggere la nostra vita alla luce di Cristo risorto. Ecco, la vita cristiana, la vita di fede, si caratterizza anche per una chiara visione della storia. Ecco, il Vangelo ci indica che la nostra esistenza non è frutto del caso, non è importante solo mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, ma ogni evento è segnato da una direzione ben precisa che viene rivelata da Cristo stesso. Ecco, il cristiano sa che è Gesù la chiave per interpretare la storia. Tutta la vita cristiana è centrata proprio da queste due polarità. L'incarnazione del Figlio di Dio, l'avvento di Cristo nella storia, e la sua venuta nella gloria, la parusia. Ecco, la nostra vita è giocata dentro questo grande abbraccio, dentro questi due punti fondamentali. E allora ecco, l'invito è quello di vivere consapevoli della presenza di Dio nella storia e, come ci suggerisce San Paolo Apostolo parlando ai Romani nella seconda lettura che è proposta in questa domenica d'Avvento, fratelli, consapevoli del momento, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno. San Paolo invita i cristiani di Roma a essere consapevoli della venuta di Cristo, di questa novità che irrompe nella storia, e a svegliarsi quindi dal sonno del nostro egoismo, dal fatto che a volte siamo anestetizzati dalla vita, dalle mode, da tante cose che non sono così fondamentali per la nostra esistenza e che non ci donano certamente la vita eterna. Ecco allora che questa prima domenica di Avvento ci suggerisce quello che è lo stile fondamentale per vivere tutta la vita cristiana: l'essere vigilanti e accorgersi della presenza di Cristo che viene nel mondo. Allora la domanda che possiamo lasciare a commento di questa pagina del Vangelo di Matteo è questa: il mio sguardo dove è rivolto? La mia vita di fede cerca il Signore Gesù nella propria quotidianità? O forse abbiamo bisogno davvero di risvegliarci dal sonno della condizione in cui siamo, presi dalle tante cose del mondo, ma che alla fine non ci garantiscono una sicurezza di vita? Thank you.